7 anni fa avevamo lasciato la postazione del TG1 per andare in Giappone a incontrare quello che sembrava essere il nemico che ci avrebbe rubato il lavoro, il robot umanoide Erika, a Kyoto, nel laboratorio del professor Ishiguro. Erika era appena stata messa in prova dalla televisione giapponese come conduttrice del telegiornale. Oggi siamo tornati nel centro di ricerca ATR e abbiamo trovato una situazione ben diversa da quella immaginata. Qual è il suo nome? Barbara Carfagna, Italian TV. Can I visit? Posso incontrare Erika? L'ho conosciuta 7 anni fa. Yes, of course. Lei sarà felice di vederla di nuovo. È lì in fondo, vicino al bar. Può andare. Non solo Erika, robot conversazionale autonomo, non ha funzionato come conduttrice, ma ora l'attenzione è concentrata su questo nuovo androide. È un robot avatar, non parla. La differenza è che Erika, che oggi intrattiene gli ospiti in abiti giapponesi, è completamente autonoma nella conversazione. Mentre questo robot avatar si esprime solo a gesti. Perché avete preferito creare un robot che sia chiaramente altro da un essere umano e non così simile a un uomo come era Erika? Le persone lo accettano più facilmente rispetto a quello autonomo. Stiamo ancora lavorando per migliorare alcune funzionalità di Erika e facciamo progressi ogni giorno, anche se almeno la metà delle persone che interroghiamo a questo proposito crede che la Erika autonoma sia in realtà una Erika telecomandata. I giapponesi prestano molta attenzione al linguaggio non verbale, ai movimenti del corpo, degli occhi che raccontano le emozioni. Per questo Ishiguro ha costruito questo avatar robot e ha preso nel team una maestra di Shosa per addestrarlo. La Shosa è un'arte tradizionale, un'espressione del volto, una serie di movimenti codificati e simbolici stilizzati che nel teatro giapponese sono utilizzati dagli attori per comunicare emozioni o narrare una storia senza parole. Abbiamo realizzato un'interazione uomo-robot attraverso la Shosa. Si crea una connessione mentale e interna, un'interazione più forte che con le parole, più empatica, allontana le paure e facilita il circolo emotivo. Ad esempio, dal battito delle palpebre si può capire se qualcuno vuole proseguire o no una conversazione. È importante controllare che ci sia un buon contatto tra gli occhi durante una conversazione. Lo sguardo è sempre molto importante in questa cultura. Anche Erika ha i suoi codici sullo sguardo. Erika non guarda le persone fisse, le guarda quando sta finendo la conversazione. Nella cultura giapponese guardare fisso qualcuno, come sta facendo lei, mette pressione all'interlocutore. Da parte di un robot che non ha una mente dietro lo sguardo, ancora di più. Per questo bisogna creare un buon design che replichi i modi della società che ospita l'androide. Il robot avatar è neutro, non è donna né uomo, non disturba l'umano perché non somiglia troppo ad un umano. Ed è tranquillizzante per tutti sapere che a rispondere alle domande è un umano che lavora in smart working, come la receptionist che ci ha accolto all'ingresso. Il robot autonomo invece spaventa, ma Ishiguro è convinto che si tratti di una fase passeggera. Se volessimo confrontarci con un bot, potremmo sicuramente usare ChatGPT. Il problema però è che questi sistemi non sono in grado di interagire con l'ambiente circostante. Quando parliamo tra di noi facciamo riferimento a così tanti aspetti e situazioni che né ChatGPT né altri sistemi simili possono comprendere. Dovremmo quindi combinare le tecnologie di rilevamento, ormai divenute tradizionali, con i sistemi e le tecnologie di intelligenza artificiale e credo che i risultati sarebbero importanti.
Il robot conversazionale Erika sta per fare in realtà un grosso salto in avanti. Quando l'intelligenza artificiale generativa sarà inserita nel suo sistema e potrà parlare utilizzando l'intera banca dati di ChatGPT, sarà veramente rilevante, anche se gli anziani per ora preferiscono robot più piccolini per la compagnia o per l'allenamento in palestra e non umanoidi a grandezza naturale. Per ora il database a disposizione di Erika è limitato, ma con ChatGPT ognuno potrà parlarci di moltissime cose. Dare un corpo ad un'intelligenza artificiale generativa è l'obiettivo dello scienziato giapponese, che non perde mai di vista l'importanza della comunicazione non verbale.